Presentati questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Baronale a Torre del Greco, i progetti realizzati dalle scuole del territorio con i fondi dell'amministrazione comunale nell'ambito della formazione extradidattica. Grande la soddisfazione del sindaco Giovanni Palomba. Io per la scuola, grazie anche al mio vice sindaco Enrico Pensati e alla mia dirigente Luisa Sorrentino, veramente abbiamo dato tanto alla scuola e questo è un riconoscimento che mi viene dato. Ci sono tante negatività, ma per la scuola veramente questa amministrazione ha fatto tantissimo. Oggi la presenza dei presidi, dei dirigenti scolastici, dei professori, degli alunni confermano questa nostra vicinanza in tutto. Ogni qualvolta mi hanno chiamato per manifestazioni, per open day, per tutti i convegni, tutto quello che è stato fatto nella scuola in questi 5 anni. L'amministrazione Palomba è stata presente in prima persona e questo è fondamentale. E oggi, mi lasci dire una piccola cosa, ecco, i ragazzi che mi fermano per strada, ragazzi di 7 anni, 8 anni, 10, 11 anni, che conoscono la figura del sindaco, che conoscono il sindaco, per me è la cosa più bella che ho potuto fare in questo mio periodo di amministrare la città di Torre del Greco. Un'occasione per offrire agli studenti nuove opportunità di apprendimento, vivendo appieno la scuola anche nelle ore non curriculari. È una bella consuetudine perché ormai è un appuntamento che rinnoviamo anno dopo anno, quello di finanziare la formazione extradidattica degli istituti. Oggi vedremo la luce quelli che sono i progetti che le scuole hanno presentato e per le quali hanno ottenuto finanziamento. Un lavoro importante, ci piace sottolinearlo perché risponde ad una duplice valenza. Innanzitutto il principio di tenere i ragazzi il più possibile all'interno delle mura protette degli ambienti scolastici e soprattutto la possibilità di riconoscere alla scuola quel ruolo di centro di educazione e di formazione assolutamente prioritario. Questo finanziamento dunque sarà previsto anche per il prossimo anno scolastico. Questo finanziamento viene riconosciuto per il terzo anno consecutivo dall'amministrazione Palomba. Tanto il suo assessorato si è prodigato per le scuole in questi anni. Abbiamo trovato, ma questo è inutile sottolineare, delle difficoltà annose, dei problemi sistemici che abbiamo provato a mettere mano. Lo ripeto, ma fino alla nausea, perché è stato un grosso problema quello della Orsi con una querela giudiziaria. Un finanziamento importante fatto con i fondi del comune. Insieme ad una rappresentanza di alunni sono intervenuti anche i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città. Quando siamo qui, quando siamo riuniti, perché abbiamo ricevuto dei fondi, noi scuole, abbiamo ricevuto dei fondi per realizzare dei progetti con i nostri ragazzi, allora è sempre una festa. Abbiamo dirottato questi fondi per migliorare gli ambienti scolastici, in particolare per migliorare gli spazi esterni dell'edificio, utilizzati attualmente come palestre, e li vogliamo quindi attrezzare affinché la palestra sia realmente tale. Per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, facciamo un progetto che si chiama Stradando, in cui è stato realizzato in un'area attigua ai due plessi proprio un percorso stradale, un mini percorso stradale. Sono stati acquistati dei mini go-kart, quindi più piccoli, simulano diciamo, le regole, il rispetto delle regole della strada. La scuola media di Via Campi Flegrei è l'unica a Torre del Greco e nella provincia di Napoli ad aver adottato sistema organizzativo DADA, didattica per ambienti di apprendimento. È un misto tra la scuola, diciamo, anglosassone e la tradizione italiana. Non esiste più la prima A, la prima B, eccetera, ma esistono delle aule tematiche. Quindi sono gli alunni che si spostano e ognuno ha l'armadietto, un poco come vediamo nei telefilm americani.